Buonasera e benvenuti in questa seconda parte su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed nella scorsa puntata avevamo preso il nostro Pikachu, guardate, in spalla infatti. Questa dovete sapere che è una Acrom, un Pokémon creato dai fan che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato. E non staremo solo a Kanto, viaggeremo anche per tutte le altre regioni fino ad Alola. Detto ciò, ora direi di proseguire. Abbiamo lasciato Pallet Town, ovvero Biancavilla, e siamo diretti verso Smeraldopoli. Andiamo avanti con il nostro Pikachu. Nel frattempo io ho allenato leggermente Pikachu e tra l'altro vi faccio vedere che siamo stati incredibilmente sfortunati perché Pikachu ha una delle nature più brutte che avrebbero potuto capitargli, ovvero Impish. Questa natura diminuisce il suo attacco speciale, quindi fulmine, elettroshock, queste mosse qui faranno meno danno, e aumenta la difesa, che non serve assolutamente a niente a Pikachu, perché tanto morirà con pochissimi colpi in generale. Detto ciò, proseguiamo. Come vedete l'ho anche un po' allenato, l'ho portato a livello 7 o 8, non mi ricordo quanto era. Attento all'erba, i Pokémon selvatici possono saltare fuori. Comunque, a differenza delle battaglie regolari, dei miei not attack you ever return. Potrebbero non attaccarti a ogni turno, attenzione, questa è una cosa interessante. In questo primo percorso, tra l'altro, non si trovano solo Pidgeotto, come nei vecchi giochi Pokémon, ma anche altri Pokémon. Ehi, questo è un omaggio per te dal Pokémon Market, e ci dà una super pozione, attenzione, subito una super pozione. Vediamo se possiamo passare qua, no, mi ha bloccato. Nelle precedenti versioni si poteva passare, comunque. Ecco dai, vi faccio vedere una battaglia. È uscito un Poliwag, per l'appunto ho detto che nel percorso 1 non c'erano solo PG e Rattata. Ok, andiamo con Thundershock. E le battaglie, come vedete, le animazioni e tutto sono molto più veloci dei Pokémon normali. Detto ciò, proseguiamo. E siamo arrivati a Viridian City, che sarebbe Smeraldopoli. Benvenuto a Viridian City, ovvero Smeraldopoli. Assicurati di andare al Pokémon Center per curare i tuoi Pokémon. Lo faremo, lo faremo. Questi non credo nascondano oggetti nascosti, oggetti invisibili. Salve. Quindi vuoi sapere qualcosa su come si evolvono i Pokémon tramite scambio? Fammelo spiegare. Kadabra, Machoke, Graveler e Haunter si evolvono a livello 35 esattamente, perché in questa Acrom hanno modificato anche il fatto che i Pokémon appunto che si evolvono tramite scambio si evolvono ora semplicemente a livello 35. Vieni ancora se vuoi altre informazioni. Me ne dai altre? No, ok, mi dai solo queste, quindi sei un bugiardo. Ecco qui il Pokémon Center. Vuoi sapere qualcosa a proposito delle due specie di Brookie? Sì. Caterpie non ha veleno, ma Weedle sì. Attento ai tuoi... Attento al pungiglione di Weedle, non farti pungere i tuoi Pokémon. Ok, questa casa è chiusa. Puoi imparare Snore, che sarebbe russare. Pikachu potrebbe farlo, tra l'altro. No, grazie. Troviamo una Pokéball, perfetto. Come vedete anche non ho catturato Pokémon, perché vorrei restare il più possibile fedele a quello che succede nel cartone animato di Ash. Tra l'altro io ho visto solo la prima serie di Pokémon, quindi non saprei per il resto. Sarà difficile risultare fedele, dato che sicuramente non me le recupero le cose. Allora, qui c'è la... Ok, c'è la scuola classica di Pokémon. Sta provando a memorizzare tutti gli appunti, lei va bene. Di qua si può andare? No. Viridian City Blimp Service. Non accettano clienti. Cosa sarebbe questo? Lo scopriremo più avanti, immagino. La palestra è chiusa da parecchio tempo ora. Ok, quindi non possiamo andare in palestra. Questo è il percorso per la Lega Pokémon. Se non hai 8 medaglie, non puoi passare. Ok. Mi ricordo infatti la puntata di Ash, una delle prime puntate in cui c'è un tizio che gli blocca la strada e dice che se non ha 8 medaglie non può passare. Quello me lo ricordo. Sì, sì. Qui ci sono altre casette, andiamo a vedere. C'è una nonna qui. Ah, suo figlio è partito per un lungo viaggio, quindi la casa è parecchio vuota da allora. E infatti c'era la camera di suo figlio.
Vuota, ovviamente. È un Pikachu quello? Per favore, fammelo vedere. Sì, è spaventato dai posti alti. Ha paura dei posti alti. Pikachu potrebbe aggrapparsi a te quando è spaventato. Cling, penso sia aggrapparsi. O forse un altro verbo, non saprei. Fai con calma e portalo in un posto sicuro. Si toglierà da solo. Ok, va bene. Il Bosco Smeraldo è più avanti, stai attento, va bene. Ma quello strumento lì? Non posso prenderlo? No, dai, infami. No, non posso prenderlo. Dovrei entrare in palestra per prenderlo. Andiamo qui. Il mio papà adora i Pokémon, va bene. Sta cercando di... Vabbè, questi sono i classici personaggi di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Sta cercando un soprannome per i suoi Pokémon, ma non li trova. Stai attento, un gruppo malvagio chiamato Team Rocket è qui da qualche parte. Ah, non ci lascia passare, ok. Ma, appunto, avendo nominato il Team Rocket, direi che è giunto il momento di dirigerci al centro Pokémon. Vi ricordate nell'anime, appunto, dov'è la prima volta che incontra il Team Rocket Ash? Esattamente, nel centro Pokémon. Preparati per dei guai. Dei guai molto grossi, non mi ricordo più il motto a memoria, eh. Per proteggere il mondo dalla devastazione. Per unire tutti i popoli nella nostra nazione. Denunceremo i mali della verità e dell'amore. E estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Siamo Jesse e James. Team Rocket pronto? Ah, non mi ricordo questa parte. Ad esplodere alla velocità della luce, va bene. Arrenditi ora o preparati a combattere. Miau, proprio così, ecco il gatto. Dacci i tuoi Pokémon o il tuo Pokémon, Twerp, va bene. Ecco Jesse e James. Che mandano in campo l'Apoelcans. Ok, noi useremo Thunderbolt. E lo paralizziamo, ottimo. Lui usa fossa. Dannazione. Usiamo Play Nice, tanto qui non possiamo fare nulla. Era andato sottoterra, manca l'animazione, eh. Però era andato sottoterra. Ok, ed ora Koffing. Thunderbolt. Koffing one shottato. Team Rocket che esplodono e vanno via di nuovo, ok. E giustamente possiamo ora curarci. Allora, cura, cura. Grazie. Parliamo con questa signorina. Il mio Abra può teletrasportarti. Comunque è troppo stanco per farlo ora. A cagare, Abra. Bene, però possiamo continuare, immagino. Possiamo dirigerci verso il percorso, verso il Bosco Smeraldo, però prima magari compriamo qualcosina. Ha solo poche buone pozioni. Direi di comprare altre due Pokéball. Va bene. E pozioni, ne abbiamo due. Compriamone un'altra. Ma sì, dai. E un'altra Pokéball. Tanto i soldi ce li abbiamo per spenderli, non ha molto senso tenerli. Eccoci qui. Quindi non possiamo andare a sinistra. Non possiamo andare a destra, perché mi sa che c'è ancora il tizio che blocca i Blimp Services, esatto. Possiamo andare solo su. Ora possiamo passare, vero? Il Team Rocket è un gruppo di criminali che ruba i Pokémon. Va bene, grazie, lo sapevamo già. Questo è il percorso 2. Forse non lo sai, ma molti Pokémon hanno trovato il modo di evolversi oltre lo scambio. Prendi Kadabra, per esempio. Evolve a livello 35. E se non lo sai, se non sai come evolvere i Pokémon, prova a parlare ai miei amici. Sono a Viridian City, Cherry Grove City, Oldale Town, Twin Leaf Town, Akumula Town, Santa Luna City e Iki Town. Sono tutte le varie città, probabilmente, di regioni diverse, in cui ci spiegheranno come si evolvono i Pokémon di quella regione che normalmente si sarebbero evoluti tramite scambio. Penso tutti nello stesso modo, cioè tramite livello 35, penso. Ed ora entriamo nel Bosco Smeraldo, Viridian Forest. Eccola qui.
Ma la Viridian Forest, ovvero il Bosco Smeraldo, lo faremo nel prossimo episodio. E vi ricordate nel Bosco Smeraldo chi trova Ash, vero? Ci sarà, ci sarà, ci sarà tutto in questa Acrom. Detto ciò, grazie per aver seguito questo video. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Rorschach Sphere è tutto, al prossimo video!